Quindi ecco, una iconografia della Vergine che sale al cielo con tutti il coro di angeli circolare in fondo, che si ripete ai lati della Vergine stessa, i padri della Chiesa che l'accolgono e Gesù Cristo a braccia aperte che è collocato nella parte più alta del dipinto. Un dipinto assolutamente singolare nel suo formato, che ha questa carpenteria particolare, il cui legame con la facciata del Duomo, l'ho appunto prima fatto notare con l'immagine, formato che è voluto esplicitamente da Pio II. Pio II, come appunto ricorda lui stesso nei commentari, commissionò ai suoi quattro artisti, tutti provenienti da Siena, tavole quadrate sine ciboris, ovvero tavole quadrate alla maniera classica senza pinnacoli, quindi stravolge la tradizione medievale dei pinnacoli, delle guglie, della concezione appunto del polittico alla maniera trecentesca che ai senesi piaceva così tanto mantenere e riproporre, e fa qualcosa di completamente nuovo e pensa in questo. In terra senese è prima, naturalmente il modello fiorentino in questo e i precetti di Leon Battista Alberti erano stati molto importanti per lui, però ecco porta in terra senese questo stravolgimento di formato. Oltre alla sezione centrale della pala con la parte centinata in alto che è assolutamente nuova e insolita, verrà riproposta nel 1400 da un pittore che fu molto devoto al Vecchietta, Pietro di Francesco Orioli, un pittore senese. Altrimenti, ecco, questo formato centinato con i santi ai lati che partecipano dell'assunzione, ma non ne fanno parte esplicitamente. I santi ai lati sono Sant'Agata, San Pio, San Callisto e Santa Caterina da Siena. Figure legate alla devozione locale, più volte numerosi storici dell'arte, poi alcuni hanno smentito l'affinità e la somiglianza nel volto di San Pio con la figura di Pio II, che più volte invece è stata rappresentata anche in monete, oltre che in opere d'arte, durante il suo pontificato. Ai Bentini, cioè ai Valdorciani, chi abita in Valdorcia piace riconoscere il ritratto di Pio II, un po' come a voler dire che il Vecchietta in questa occasione ha voluto diciamo, omaggiare il committente. Questo ecco, naturalmente fa parte della tradizione orale che si mantiene localmente. Interessante, oltre al brano di paesaggio su cui mi soffermo tra un attimo, questo aspetto dell'elemento architettonico sul fondo oro. Il Vecchietta ha anche il merito, in questo periodo tra gli anni 40, 60 del 400, di aver rinnovato le pale d'altare senesi, che erano, come ho detto, a fondo oro, oro piatto, senza degli elementi architettonici, con aspetti tipicamente rinascimentali, quindi largo a tutto sesto, graffito direttamente sulla foglia oro. E qui che vengono fuori anche gli aspetti di cesellatore, di orafo del Vecchietta stesso, che invece, come ci ricorda Vasari, fu molto stimato durante la sua vita. Quindi l'aspetto scultoreo spesso, nei particolari, emerge anche nelle sue opere pittoriche. E questa volontà di ricordare l'attività scultorea iscritta dallo stesso Vecchietta, purtroppo non avevamo delle foto ravvicinate, spero che vi fidiate di quanto vi dico, poi vi invito ad andare a Pienza per controllare. Nella parte bassa dell'opera il Vecchietta firma Opus Laurenzi Petri Sculptoris de Senis, quindi si firma come scultore a voler appunto sottolineare la sua abilità nell'altra arte sorella, come in un'occasione diversa per invece una scultura oggi presente nel Duomo di Siena sull'altare maggiore in cui c'è un ciborio e un Cristo del Vecchietta, si firma pittore di Siena. Quindi
ecco, anche fa questo gioco per voler dimostrare la sua abilità. Il brano di paesaggio, dicevo, elemento assolutamente nuovo, si rompe la tradizione del fondo oro e arriva il paesaggio, un paesaggio che non solo ci piace ricordare come il paesaggio della Val d'Orcia, di cui parlerà poi Claudio, ma probabilmente con questo brano di paesaggio sia la dimostrazione che il Vecchietta frequentasse realmente la Val d'Orcia. La Val d'Orcia oggi è un terreno, una zona turistica appunto particolarmente importante, ma rimane ancora oggi una zona arida per la natura della terra, nonostante un'importante opera di bonifica realizzata nel corso degli ultimi secoli. La Val d'Orcia, terra arida, terra di Calanchi e Biancane, emerge in questa veduta paesaggistica nella parte bassa, e mi piace ora qui anche fare un collegamento con le vostre vedute di paesaggio che sono presenti a Castiglione Lona, dove invece il paesaggio che è rappresentato nei vostri dipinti è un paesaggio completamente diverso, quindi questa visione della realtà comunque doveva essere assolutamente nota e assorbita nella pratica dei pittori. Appunto, queste opere vanno viste nei particolari, nell'opera di Pienza emerge questa attenzione alla plasticità e quindi torna all'esperienza fiorentina, l'attenzione anche alle espressioni e alle figure saldamente ancorate a terra, ma particolarmente delicate nelle fisionomie. Si rompe un po' quella standardizzazione che invece era ancora presente nei dipinti degli anni 40 e ancora a Castiglione Lona nei dipinti del Vecchietta. E questa attività di orafo e cesellatore emerge nella parte bassa della predella, in cui sono presenti a destra e a sinistra gli stemmi piccolominei della famiglia Piccolomini, di cui faceva parte Pio II, con i crescenti rivolti verso l'alto, l'elemento araldico simbolo della famiglia, e al centro putti, animaletti, figure in pose più o meno ardite all'interno di questi girali floreali realizzati a graffito, quindi con una grande abilità orafa, realizzati a graffito sull'oro, che dimostrano quanto il Vecchietta fosse abile anche nelle altre pratiche. Questa non è l'ultima opera. Si chiude la nostra carrellata in Val d'Orcia con l'opera più tarda da un punto di vista non tanto cronologico, perché la datazione che viene data è comunque 1462, ma sicuramente c'è un po' di scarto con l'opera precedente, in quanto qui si ha ancora un Vecchietta più maturo e assolutamente più interessato alle novità, in cui Donatello, grande scultore fiorentino, dimostra di essere non solo conosciuto, ma veramente frequentato, assimilato e riprodotto. Ma andando per gradi, allora, questa è appunto l'opera, la terza ed ultima opera che presento, non meno importante. È un'opera che oggi è conservata all'interno del Museo Diocesano d'Arte Sacra di Pienza. Pienza vanta due importanti musei: il Palazzo Piccolomini, che è l'antico palazzo della famiglia Piccolomini, famiglia del Papa, che è, diciamo, il palazzo di famiglia oggi musealizzato, e l'antico Palazzo Borgia, dalla parte opposta della piazza, entrambi a fianco alla cattedrale, in cui è ospitato il Museo Diocesano e d'Arte Sacra, che colleziona appunto opere provenienti dalla città e dal territorio circostante. E la pala del Vecchietta, che è conservata al Museo Diocesano, proviene da una grancia, diciamo, in terra senese è cosiddetta la fattoria fortificata. È la fattoria fortificata di Spedaletto, in modo particolare la Madonna viene dalla chiesa detta di San Nicola o Niccolò, in quanto appunto spesso anche nelle iconografie queste due figure si sovrappongono o si confondono. Fattoria fortificata, dicevo. Qui torna il collegamento con quanto dicevo prima relativamente al Santa Maria della Scala.